Praticamente stiamo vedendo un mare di film vicini. Dove per gli ex donna Wake Me. Niente, oltre a questo abbiamo appena finito di mangiare, stiamo andando a nanna, siamo un po' stanchi, abbiamo mangiato i ravioli cinesi e poi ho qualche difficoltà con le bacchette. Cazzo, e poi Giuseppe stiamo sistemando il programma perché io ritorno, forse riesco a prenderla e poi niente, per andare su Facebook ha installato un'applicazione e se lo becca non ce l'arresto. E poi c'è altro che vuoi dire, concerto, qualcuno? Ho dimenticato il caricatore del computer, maledizione. Vabbè, ci aggiorniamo dopo 10 ore di aereo, Parigi, Pechino. Ci aggiorniamo alla prossima. Questa è la nostra stanza. Non so se sì, adesso sto. Non so se riuscite a vederla. Fa una piccola stanza bunker. Stanno i letti, televisore, andare al bagno, insomma, una cosa arrangiata economica. Va bene. Sinceramente in giro c'è una forza che non finisce più. Però vedremo come finirà questa avventura. Alla prossima! Siamo ancora a Pechino, dove abbiamo appena acquistato un serpente e un ragno da mangiare ora, come potete ben notare. La roba da pazza. Allora, adesso inizieremo il suicidio assistito. Giuseppe, vuoi dire qualcosa? Io inizierei dal serpente. Allora, inizio da meno musica e poi prendo la metà occhio all'olio. Ma ripetimi. Aspetta, cambio. Buongiorno,
Siamo al Palazzo d'Estate, alla mia sinistra potete notare Giuseppe che è visibilmente scosso dopo la serata di ieri sera. Giuseppe, com'è stato il serpente, ha fatto il suo effetto? Non ho dormito per nulla stanotte, nulla, zero. E come mai, Giuseppe? Perché il letto fa schifo. Perché dormi sul legno? Perché non manca? Vabbè. Niente, adesso visitiamo il Palazzo d'Estate, come potete ben notare faccio fare un giro. Questi sono i rialzi che stanno e ogni arco ha un suo disegno, diverso da arco in arco. Questo è l'altro. Comunque, ci becchiamo al mio ritorno, speriamo di tornare a casa. Siamo nella città dove c'è il ghiaccio. Beppe, vuoi dire qualcosa? Mi fanno male le gambe. Allora, buongiorno, siamo sull'autobus con Giuseppe, stiamo andando alla grande muraglia cinese. Ci dobbiamo riprendere la mangiata di ieri a base di cipolla. Questo è quello che si scrive in cinese. Per arrivare dove dobbiamo arrivare. Che strada dobbiamo fare? Beppe, vuoi dire qualcosa? Sono vulcanico ancora. Ci vediamo dopo. Siamo in treno, stiamo tornando a casa mia per recuperare alcuni pezzi e programmare meglio questo viaggio e anche per far assaggiare la patata dolce a Tommaso, visto che non può avere le patate salate. Senti, questo treno quanti chilometri percorrerà da Pechino a Huifang? 350 chilometri sposteremo da Pechino e poi a che velocità viaggia questo treno? In alcuni tratti a 300 km orari. E la wifi non ci sta? E la wifi non ci sta. Siamo in seconda classe. Come cazzo, ma... Vabbè, vuoi dire altro? Non rilascio alcuna dichiarazione. Vabbè. Niente, io mi sono messo a giocare con questo bambino che vedete alla mia sinistra. E lo sono preso per il braccio. Giuseppe, faccio un video. Vabbè. Comunque, questo viaggio si preannuncia sempre meglio. A dopo. Buongiorno, siamo arrivati a Huifang.
Weifang, questa che potete notare è la casa di Giuseppe. Vi faccio fare un giro. Questa è la toilette. Questa stanza che è, papà? È libera, te la posso subaffittare. Questa sì, ma la puoi subaffittare. Questo è il divano dove dormirò stanotte. Poi vi faccio vedere dove c'ha la camera da letto sto figlio di puttana. Che perché vuole fare subaffitto? Pure questa è la camera da letto di Del Vecchio. E vabbè, si tratta buono, 150 metri da cose, poi con 200 yuan, che sono 100 da fit. E dove? E vabbè, Del Vecchio, via dritti, ya. Scusa, che salta stanza, c'è da caia? No, non posso subaffittare. Ah, oh, vuoi subaffittare due stanze? Va bene, vuoi dire qualcosa? Ho fame! Andiamo a mangiare, a dopo, ciao. Vabbè, che stai mangiando? La patata dolce. È buona? Buonissima, non ho ancora iniziato. Lo salve, siamo alla stazione dei treni di Weifang, dove in una sostanza la polizia mi ha fermato per un controllo, purtroppo perché avevo preso un ricordo per Pasquale Ricciotti, che è una fionda di ferro, e praticamente mi hanno fermato, mi hanno fatto aprire la valigia, sono preso il controllo, la poliziotta mi ha detto, ma lei che ci deve fare? Io ho provato a spiegarmi che scorso ricordo. E in buona sostanza mi ha segnalato c'era la persecuzione. Giuseppe, vuoi dire qualcosa? Confermo quanto detto dal Memola, è segnalato pure in giro, tu puoi fare cose buone, vabbè, a dopo, ciao. Buongiorno, allora alle mie spalle potete notare l'oceano Pacifico, finalmente. Siamo a Qingdao, sulla costa dell'oceano, ci prepariamo a prendere l'autobus, con destinazione la montagna sacra. La montagna Laoshan. Laoshan. Ci aggiorneremo alla prossima, sperando di non perdere l'autobus. Ciao! Buongiorno, come potete ben notare siamo all'interno della grotta delle fate, faccio un giro rapido, e in buona sostanza continuiamo il nostro percorso dopo 3 ore di cammino in montagna. Ci vediamo dopo, ciao! Con il dottor Del Vecchio, che ha appena finito il suo percorso impervio, come potrete ben notare, e siamo, Giuseppe, vuoi dire tu dove siamo? Un punto panoramico. E adesso vi faccio vedere il panorama. Questa è la situazione che ci sta attorno e questo è il panorama.
piccolo, vero? A dopo. Ciao, è morto. Non sono morto, sono stanco morto. Allora, praticamente da stamattina siamo andati con l'autobus dalle 9, abbiamo camminato, sono ancora le 2 e siamo ancora a metà del percorso. Io mi devo tornare indietro, un percorso di montagna però bellissimo, poi vi farò vedere le foto. E Giuseppe non ce l'ha fatta. Giustamente, abbiamo fatto un mazzo, ci siamo fatti un mazzo alla Madonna. Vabbè, a dopo. Ciao. Cioè, carica me! Mi spero me! E Giuseppe me! Vabbè, ci stavo da! Capitano, capitano, ci stanno attaccando! No, no, così, così! E ci sono! Ci so! Papà, i cani nel cane, papà! Sono italiani!